Salve amici, siamo negli studi di Versailles News e oggi con me, come potete ben vedere, ho tre amici carissimi, che conosco da tempo, molto bravi, e siamo qui per la nostra consueta rubrica La vita, questo palcoscenico. E allora, per chi non li conoscesse ancora, li voglio presentare. Andiamo con i maschietti, se no vuoi dire che le femmine Carmine, Paulice. Salve a tutti, buongiorno. Carmen D'Antonio, Lina mi sfugge, Lina che viene sempre da Carmela, perché dovete sapere che oggi siamo tre Carmeli. Sì. Carmeli, Lina Perugino. Perugino. Adesso non lo dimentico più, perché adoro i famosi baci Perugini. Perugino, e io non dimenticherò. Bene, siamo con questi nostri amici che devono raccontarci un'avventura bellissima che hanno avuto questi ultimi mesi. Innanzitutto io sono stata felice di partecipare, di assistere ad una loro Filumena Marturano. Io adoro Filumena, sono nata anche io, forse come tutte noi ragazze attrici che cominciano con la filodrammatica, siamo innamorate di Filumena ed è uno dei primi ruoli che andiamo ad affrontare. Però vi posso assicurare una Filumena proprio diversa. Sono andata, con tanta curiosità e me ne sono andata carica di meraviglie, come si dice a Napoli. Bene, allora chi vuole dirci per prima come parla caso anche? Parla la Perugina e ha curato anche le regie. Grazie. No, la regia no, assolutamente. Ha girato la vestibella, esatto, l'adattamento. L'adattamento Filumena. Allora, Filumena è stata il primo personaggio che ho amato profondamente. Torniamo indietro di parecchi anni, circa 40 anni fa. Io, giovane, ed è stato il primo personaggio che ho imparato a memoria da subito e che ho sempre desiderato interpretare. E poi gli anni sono passati, ho lavorato in tante altre compagnie, ho avuto periodi anche lunghi di stasi dal teatro quando sono arrivati i figli, insomma, diverse vicissitudini, finché sono approdata a questa compagnia che abbiamo in effetti creato insieme. E si chiama, ricordiamo che si chiama, no? Esatto. E quindi io dissi a Carmine, ho sempre desiderato fare Filumena, quando avevo 20 anni ero troppo giovane, non lo faceva diventare troppo vecchio, che poi non la posso fare più, insomma. E lui ha secondato questo mio desiderio e l'abbiamo messa in scena. Poi alla fine è stata l'opera maggiormente rappresentata da Andrea, in effetti, perché sia nella forma originale che nell'adattamento è quella che abbiamo portato in giro e che ci ha dato tantissime soddisfazioni. L'adattamento nasce da un'idea di Carmine di ridurre i personaggi della commedia, perché avevamo avuto l'opportunità di farle in teatro a Castel Gandolfo, peraltro meraviglioso, che ci ha affascinato in un modo incredibile, proprio un'esperienza bellissima, un teatro scavato nella roccia, nel tufo, piccolissimo, 60 posti, ma meraviglioso. E quindi non si potevano portare 14 personaggi, non ci sarebbero entrati nemmeno sul palco. E quindi lui ebbe l'idea di fare questa riduzione, e questa riduzione me ne sono occupata io, insomma, ho fatto questa scelta. Esatto, digerita, esatto, fatta tua, completamente. E quindi scrissi questo adattamento a 6 personaggi che abbiamo portato poi in giro anche ai teatri dell'Interland napoletano, insomma, ha fatto invece. E devo dire un consenso importante, la ripeto, c'è tanto senso. Diciamo, conoscendo il testo, poi dopo sembra non noioso, ma dici, già conosci quello che succederà. Invece con questo adattamento a volte, cioè adesso cosa succede, cosa accadrà, cosa ci mette, cosa ha tolto, cosa farà. È stato interessante, mi è piaciuto tantissimo, veramente. Tanti nomi, grazie. Un altro bel messaggio, niente scelta per inserire questa Filumena, è stata la signora qui accanto a me, la Carmen D'Antonio,
vista di una rosalgia stupenda. Difatti, appena parlavo, riceveva sempre tante risate, tanti spettacoli, tanti applausi e scena aperta. Questo ruolo mi ha aiutato molto per il rapporto che c'è tra me e Lina, perché praticamente interpretare, diciamo, tra virgolette, una governante che ha visto crescere da ragazzina una donna con le vicissitudini che ha avuto, e interfacciarlo con il rapporto reale che c'è tra me e lei mi ha dato la possibilità di esprimermi al meglio. Infatti qualcuno mi diceva: come hai fatto a piangere? Non ho fatto niente, ho immaginato di vivere quel momento, quella scena, e quindi è stato congeniale, insomma, è stato facile. A volte è proprio questa la bellezza di alcuni ruoli o di alcuni testi. Come io a volte dico, ci sono svegli di film, che tu vedi mille volte, più tempo ti commuovi sempre, perché la bellezza dell'interpretazione, poi chi sente, chi entra nel personaggio, proprio al 100%, è quello che mi succede, come se tu vivessi quel momento, la famosa chiavetta che girava, cioè la corda civile, la corda pazza, no? Noi giriamo quella corda intensa, interiore, ed entriamo nel personaggio, perché io per esempio in Festa di Montevergine sono 10 anni che faccio. Tutti 10 anni, la ragazza racconta il fatto di quando non riusciva a camminare, guarda, mi si sta appottando la pelle. La ragazza a fine racconto, io sono sempre lacrimando, sono sempre piangendo, non dico singhiozzo perché mi tengo, perché poi c'è con la gente vicina, quindi ho con un certo ritegno, cerco di non esplodere, ma vorrei piangere, non vorrei sfugare, quando si sente le parole. È sbagliato tecnicamente, come dicono tanti maestri, ma io invece non è sbagliato. Se tu senti un sentimento, lo trovi, lo dai, partecipano anche, il pubblico partecipa lo stesso. Quante volte durante, penso pure a te sarà capitato, Filomena, alla fine specialmente si sentiva il pubblico tirare su col naso, soffiarsi, no, pure, o col pesus, per distogliere, diciamo, l'emozione. Infatti capita spesso vedere magari colleghi un po' agitati quando si è dietro le quinte in prossimità dello spettacolo. Io invece quando entro sul palco mi sento rilassata e tranquilla perché mi sento a casa. Infatti in una commedia precedente ho avuto un problema abbastanza serio, ho avuto il cosiddetto herpes zoster fungo di Sant'Antonio, e quindi ci mette però andare in scena, io non sapevo come. Poi aveva anche abiti pesanti. Ho fatto una prova generale scandalosa, perché io non dico, no, finiti, mi ho speso tutti i farmaci per andare in scena, e invece magicamente sono pegato in, ma è sempre così, si dice di fatti. Speriamo che va, tra virgolette, una chiavica, poi sì, domani sarà bellissimo. Almeno noi, noi quinti, così diciamo. Speriamo che la generale va qualcosa così, ci fa scoprire. E poi noi abbiamo un punto di forza come Tendalo, perché siamo una famiglia. Cioè, di solito è una gente in cui c'è l'animismo, c'è lo scavalcare gli altri, noi no, noi ci vogliamo bene. Perché di base siamo amici, eravamo amici prima. E nello senso di compagnia, compagni, compagnia, questo dovrebbe essere sempre sempre. Vogliamo dare un minimo di accenno di parola al nostro carissimo Carmine Patrice, che è lì veramente. E vediamo cosa dice il Paolice. È giustissimo che la scena è proprio il termine di Lina, anche perché l'altra volta sono già stato ospite tuo, quindi vabbè, volevo soltanto concludere questo, sì, come l'ha detto l'argomento di Gerome, che questo adattamento, io ho curato la regia ma anche le musiche,
so che sono piaciute in alcuni momenti. Sì. Sul monologo abbiamo usato, Sakamoto, di un giapponese, un compositore bellissimo, che è morto, che, però secondo me, se Edoardo si è sentito, no, c'è la missa, cioè sicuramente ce l'avrebbe sicuramente presa come testo. Comunque è stato veramente una serie di fattori che ci ha portato a non senza successo inaspettato, perché ecco, sai, sappiamo bene la tua conoscenza, no? Competenza, tu il pacco te lo mangi, quindi non avresti avuto nessun problema a dare una critica. Se ti è piaciuto, a noi fa più piacere avere un parere positivo da parte di persone competenti, da mille persone che ci hanno visto, forse siamo arrivati a mille, ma gli attentatori non sempre, ecco, come te, sono spontanei nel fare un apprezzamento positivo alla cosa. E quindi c'è stato, ogni volta dicevo, e adesso c'è stato, ecco, questo, conoscendo, diciamo, questo insieme è stato fantastico. Poi tra l'altro le musiche, poi ho dovuto giocare con le luci, nel senso che per dare i tempi, fare tutto in un'ora, perché tutto in un'ora tu hai visto un'ora, sì. E senza alcuni personaggi ho dovuto riassumere anche con degli effetti, musica e luci, e poi loro sono bravi. Forse ci vorrei anche nelle scuole, invece fai la dance, questo è, perché ne abbiamo una compagnia molto folta, a volte è accontentare tutti, però mi rendo conto che a volte un prodotto così con pochi personaggi puoi girare, puoi propagandare, proporre. Sì, è più duttile, è più adattabile, e riesci veramente a farlo, cioè essere più incisivo, paradossalmente. Poi tu fai tanti sacrifici, e ha parlato dell'espresso software, ma è realmente così pazzo, tu sai. Sì, sì, non solo i costumi, perché la cosa è stata una maglietta, una vestaglietta. E la cosa è con più di dietro, esatto, quella sta se state per andare. Quindi sacrifici, però loro, ripeto, voglio parlare più di loro. Loro sono attrici che fanno questo, ho commentato da tanto tempo. Non hanno affrontato il mondo del professionismo perché hanno lavorato, poi sono delle scelte, poi le famiglie. La stessa, però ecco, la mia fortuna. Pizzi e patacci. La mia fortuna è di fare la regia a un gruppo veramente di attori bravi. Poi ci stanno ragazzi che stanno iniziando, che stanno con noi, però vorrei parlare di Degalo, non io conosco Stefano. Sì, a proposito di Degalo, parliamo di Degalo, che propone Degalo? Adesso abbiamo, non vorrei ricordarlo, ci siamo la prossima volta che ci vediamo. La prossima volta, siamo tutti in sospeso. Però stiamo preparando un bel lavoro e lo diremo al prossimo incontro. Beh, è un bel progetto, e poi c'è anche il progetto, sì, riusciremo insomma di lanciare pure qualche intro, perché è una cosa che questo ti voleva anticipare, per la tortolina anche qui ci sarà una novità rispetto alla tradizionale. E allora, carissimi amici, vi salutiamo questa mattina, salutiamo Carmen Rosario e l'altra Carmen, le Carmen, che ci finisce di Nanda Carmela Carmenina, sì. Bene, allora ci risentiremo e vi faremo sapere di Degalo, che notizie, che novità ci porta. Un bacio a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Buona vita.